Federica Apollonio, dopo 2 anni che avete inseguito, insomma, questa partita, tornare a vincere il titolo italiano, questa rivalità che ormai è da 4 anni che catalizza il titolo femminile, vi siete presi la rivincita, una partita, la gara 2 molto tirata, però avete vinto 3 partite consecutive contro una squadra che non aveva mai perso prima di arrivare alle finali. Cosa dire, noi non dovevamo dimostrare niente a nessuno, quindi forse eravamo anche un po' più tranquille rispetto a loro e finalmente è tornato fuori il Tofani di una volta. Tutto qua. Complimenti, ma che effetto fa giocare poi in squadra con sorella e mamma? Cioè, una situazione, so che è banale dirlo perché si sa, è da anni che è così, però è strano. Beh, non è così facile, dire la verità. Con mia sorella è un po' più facile, con mia mamma un po' meno, però poi quando riusciamo ad andare tutte d'accordo è un team bello forte. Qual è stata secondo te la partita più importante, magari psicologicamente? È l'ultima quella che conta, che ha chiuso il titolo chiaramente, però forse psicologicamente una delle altre due può aver inciso in modo importante? Forse la prima proprio che abbiamo fatto, perché ci ha fatto capire che c'eravamo già lì, e poi questa qui era proprio energia allo stato puro, cioè così. Claudia, veterana, non si finisce mai di vivere certe emozioni. È stupendo, guarda, lo aspettavo, lo aspettavamo e devo ringraziare tantissimo Brian, perché senza di lui non saremmo arrivate qua. Cioè, proprio Brian per noi è il nostro coach e lui ci ha aiutato tantissimo, tantissimo. Ricordiamo che in sostanza è venuto qua proprio a titolo quasi d'amicizia, da quello che mi è stato raccontato da tuo marito, e quindi questo è lodevole anche il fatto di aver portato qua un tecnico così valido che era ai mondiali di Halifax con la Repubblica Ceca fino a qualche giorno fa. Sì, ma con lui siamo rimasti sempre in ottimi rapporti dopo i mondiali di Lethbridge. E si è sempre tenuto in contatto con noi, ci è sempre stato vicino anche nei momenti difficili, e siamo partite in anticipo per chiedergli se poteva venire e ha organizzato tutto lui per essere qua con noi, quindi è stupendo. Chiedo a Giorgia, che lei è sempre molto, come dire, lapidaria, direi che forse è la parola più giusta, un commento, però anche tu credo che ci tenessi tanto a ritornare a vincere una finale di un campionato italiano. Sì. Anche perché 2 anni fa è stato un campionato abbastanza triste, una finale dura almeno per tutti, ma soprattutto per me, e finalmente sono tornata di nuovo a avere il feeling che avevo una volta e sono tornata ad avere piacere di giocare. Avevo perso questa cosa e sono felice di averla ritrovata. Adesso c'è il challenge, perché cambiano magari le regole rispetto agli ultimi 2 anni, però forse dà più possibilità di avere una squadra, qualunque fosse, pronta per i campionati europei. Sono perfettamente d'accordo. Questo era una cosa che l'Italia purtroppo è arrivata un po' in ritardo, ma che se si fosse iniziato a fare già magari 5-6 anni fa, adesso non avremo 2 squadre, ne avremo magari 5-6 forti, competitive. E questo fa crescere il livello, lo fa crescere, perché più squadre forti ci sono, più si può ampliare il campionato, più si combatte, più si diventa competitive, e qualsiasi squadra aiuta l'altra comunque a crescere, perché siamo stati tanti anni così, regolamenti che cambiano ogni anno, 1000 cose, uno non sa mai, e così invece è la cosa migliore. Queste parole ti fanno anche onore, perché vuol dire che comunque ci tieni anche non solo per te stessa ma al movimento italiano. L'Italia deve comunque brillare quando esce da qua. Complimenti anche per le dichiarazioni. Grazie. E allora buona festa. Grazie.